Ciao a tutti e ben ritrovati su Momis, nuovo look, nuovo tutorial. Il progetto di oggi è la continuazione del progetto precedente, ovvero della base all'uncinetto quadrata. Proprio in quel tutorial vi avevo chiesto se continuare o meno la lavorazione e se sì, cosa realizzare, se una borsina oppure un cestino all'uncinetto. La maggior parte di voi mi ha suggerito di realizzare una borsina e quindi quest'oggi vedremo questo progetto. Approfitto di questo momento per ringraziarvi dei suggerimenti. Anche qui esecuzione davvero semplice e veloce, tra l'altro vedremo un'altra tecnica per realizzare una base quadrata, ma direttamente sulla rete. Lo vedremo direttamente nel corso del tutorial e tra l'altro per rendere un po' particolare la borsina ho deciso di realizzare un manico chiusura 2 in 1, quindi tutorial assolutamente da non perdere. Un'ultimissima cosa, ho un'altra domanda da farvi prima di riportarvi direttamente all'occorrente al tutorial di oggi. Molti mesi fa avevo iniziato un progetto, sempre una borsina su base quadrata rispetto a quella già vista, la base un po' più grande con qualche differenza negli aumenti. Poi ho seguito una lavorazione in tondo con questo bellissimo punto che sembrano quasi dei piccoli ventaglietti. Quindi la domanda di oggi è: vi piacerebbe vedere anche questo progetto con un altro tipo di lavorazione? Se sì, vado a ripescare subito le vecchie registrazioni perché penso di averle ancora salvate e continuare così il progetto perché, come vedete, ancora devo terminarlo. Quindi fatemi sapere qui sotto con un commento se siete interessate a vedere anche questo progetto. A questo punto io vi rimanderei subito tutto quello che ho utilizzato, quindi all'occorrente, e poi possiamo partire subito col tutorial di oggi. Ho utilizzato degli avanzi di cordino Swan Black sia nella variante azzurra che nella variante bianca, però non so dirvi esattamente il quantitativo, però penso che siamo sui 350 grammi, 400, ma anche meno. Un po' di cordino invece blu elettrico per realizzare il manico chiusura, due pezzetti di rete 16x16 cm da 0,5, tre pezzetti di feltro sempre 16x16 cm per andare a foderare almeno le tre parti con la rete. Questo accessorio in plexiglass bianco, uncinetto 3,5 e uncinetto 2,5 se non ricordo male, per andare a lavorare un po' sulla rete, ma lo vedrete nel corso del tutorial. Nel tutorial precedente avevamo realizzato una base quadrata partendo da un anello magico di 8 maglie basse. Terminato il lavoro, avevo lasciato il cordino attaccato perché non sapevo se proseguire con la lavorazione o meno. In molte mi avete suggerito di realizzare una borsa ed è quello che oggi faremo. In corso d'opera quindi ho cambiato idea, ho tagliato il cordino e ho realizzato innanzitutto questo lato all'uncinetto. Farò la stessa lavorazione anche sull'altro lato, lasciando liberi i due lati perché poi faremo un altro tipo di lavorazione. Quindi innanzitutto andiamo a chiudere il giro. Riprendiamo il cordino e l'uncinetto, lo farò col numero 4. E mi aggancio direttamente alla prima maglia bassa, tralasciando l'angolo, e vado a sostituire la prima maglia alta con le due maglie basse. Nello stesso punto vado a lavorare un aumento, quindi faccio un'altra maglia alta, due maglie nello stesso punto. Nel punto successivo lavoro invece una maglia alta, nel punto successivo un aumento, nel punto successivo una maglia alta. Quindi per tutta la riga alternerò un aumento, una maglia alta, un aumento, una maglia alta, finché terminerò con un aumento nell'ultimo punto, il punto che precede l'angolo. Terminata la prima riga avremo un totale di 26 maglie alte. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. Quindi sostituisco la prima maglia alta con le due maglie basse. Poi lavoro una maglia alta su ciascun punto, quindi nessun aumento. Ci ritroveremo chiaramente con 26 maglie alte.
Continueremo in questo modo per altre 10 righe, per un totale di 12 righe a maglia alta, che equivalgono in altezza a 16 cm, quindi la stessa misura dei lati del quadrato. Quindi continuiamo così, ci vediamo direttamente alla 12ª riga. Ok, ultima riga completata, quindi 12, voltiamo il lavoro e andiamo a definire la parte superiore, il bordino a maglia bassissima. Quindi mi inserisco nella prima maglia alta e faccio una maglia bassissima e così via per tutte le maglie disponibili. Lo faccio con molta morbidezza senza fare troppa tensione tra le maglie, se no si restringe un bel po' la parte superiore. Ultimo punto, ultima maglia bassissima, catenella di sicurezza. Possiamo tagliare il cordino un po' più lungo perché ci servirà come al solito per cucire tutti i lati, tutti i vari pezzi. E questo qui sarà il risultato. Adesso ci possiamo occupare degli altri due lati. Ci occorreranno due pezzi di rete 16x16 cm. Scusate lo sfondo un po' più scuro rispetto al solito, ma visto che sto utilizzando un cordino bianco, per mostrarvi al meglio la lavorazione, ho messo appunto questo sfondo blu. Spero che riusciate a vedere il tutto. Quindi cosa faccio? Con l'uncinetto 3,5 entro nel primo quadratino, prendo il cappietto e lo porto all'interno. Vado nel punto successivo, quindi nel quadratino successivo, entro con l'uncinetto e vado a chiudere semplicemente in maglia bassissima. E farò così per tutti i quadratini che mi ritrovo. In questo modo. Purtroppo sto utilizzando il cordino nella variante bianca perché quella azzurra è terminata e quindi in qualche modo devo andare avanti e vado avanti col bianco. Però se voi vi ritrovate abbastanza cordino, vi consiglio di farla un unico colore. Poi ovviamente questo varia in base ai vostri gusti. Ultimo quadratino. Quando arriviamo a questo punto, semplicemente voltiamo un pochino il pezzo di rete e proseguiamo sempre un punto catenella o maglia bassissima su ogni quadratino. Ritorniamo all'angolo e quindi di nuovo una maglia bassissima in ciascun punto finché poi non termineremo proprio in questo quadratino, nel penultimo rispetto al primo lavorato. Quindi facciamo tutto questo giro di perimetro, poi vediamo insieme come continuare. Penultimo quadratino, ultimo quadratino. Ok, adesso continuiamo tranquillamente a spirale, finché poi non ci ritroveremo al centro e lavoreremo gli ultimi tre punti. Quindi semplicemente in questo modo continuo la lavorazione. Adesso vi mostro un piccolo campioncino che avevo già fatto, ma che sicuramente disferò perché l'ho lavorato con la variante azzurra. Ecco qua, questa è la lavorazione che dobbiamo ottenere, quindi a spirale. Molto molto semplice. Sicuramente il cordino di questa lavorazione lo utilizzerò per andare a fare il giro di perimetro a maglia bassa appunto sulla rete. In questo modo quando andrò a cucire tutti i lati sarà tutto più uniforme. Quindi continuiamo la lavorazione sempre così a spirale, lo facciamo anche sull'altro pannello, lo farò anch'io sull'altro, quindi su questo. Ok, siamo al termine del lavoro, mancano gli ultimi 4 quadratini. Continuiamo la lavorazione e poi tagliamo il cordino. 2 e 3. Sfiliamo il cordino, poi entriamo sul retro e tiriamo fuori il cordino. Chiaramente lo andiamo a bloccare in qualche maglia sul retro, così. E voilà. Cordino bloccato. Chiaramente non è necessario andare a nascondere ulteriormente il cordino perché almeno i tre pannelli con la rete li andremo a foderare. Adesso direi di andare ad incorniciare il nostro quadretto bianco con un giro a maglia bassa di rifinitura. Lo farò con l'azzurro appunto per dare un po' di contrasto. Anziché utilizzare l'uncinetto 3,5 utilizzo il 2,5, così riesco ad entrare perfettamente all'interno della catenella per andare a lavorare la maglia bassa. Quindi prendo il cordino azzurro, mi inserisco al centro della catenella ed entro anche attraverso la rete. Prendo il cordino e inizio con una catenella.
Questa catenella diverrà una maglia bassa a chiusura del giro. Quindi entro nel punto successivo, prendo il cordino, faccio un'altra maglia bassa. Quando arriviamo all'angolo, puntiamo l'uncinetto sempre al centro, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Quindi anziché tre maglie basse, ne facciamo due divise da una catenella, perché il quadratino è troppo piccolo per ospitare tre maglie basse, fino a due ce la facciamo. Dopodiché passiamo sempre alla catenella successiva e al quadratino. E lavoriamo una maglia bassa in ciascun punto. Semplice, semplice. Quindi continuiamo così per tutti i lati. Negli angoli ricordiamoci una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Lo stesso nel terzo angolo, lo stesso nel quarto angolo. Quindi continuiamo, ci vediamo direttamente alla fine per vedere come chiudere insieme il giro. Ultimi due punti, uno e due. Tagliamo il cordino, entriamo nella primissima maglia bassa, quindi nella maglia dopo la catenella fatta. Al centro dell'ultima abbiamo realizzato così l'asola alla catenella. Come notate, non si vede proprio il punto di avvio. Ok, pannelli foderati 1, 2 e 3 li ho fissati semplicemente con della colla a caldo. Volendo, è possibile utilizzare anche ago e filo della stoffa delle stesse dimensioni del pannello all'uncinetto, oppure utilizzare del feltro come ho fatto io e assemblarlo velocemente con della colla a caldo. È la soluzione più veloce. Adesso possiamo assemblare tutti i vari pezzi. Uno l'ho già cucito, adesso cuciamo insieme l'altro in maniera anche qui semplice semplice. Se vi ricordate, avevamo lasciato sul pannello sul laterale all'uncinetto del cordino. Questo ci servirà appunto per andare a cucire l'altro pannellino. Molto semplicemente, dal punto in cui mi trovo dall'esterno, mi inserisco alla catenella dell'angolo e alla prima maglia bassa. Faccio una passata, dopodiché ne faccio un'altra per rinforzare bene l'inizio, come facciamo di solito. Quindi uno e due. Possiamo procedere con la cucitura lungo tutto il pannello. Per comodità possiamo anche fissare con una mollettina i due angoli. Adesso procediamo maglia per maglia, quindi primo punto basso, secondo punto qualsiasi del pannello all'uncinetto a maglia alta. Anche qui non bisogna essere precisi. Seconda maglia bassa e procediamo. Ok, primo lato cucito, mi manca l'ultimo punto, è dentro. Adesso mi ritrovo nella catenella dell'angolo del pannello, centro, ed entro anche nell'angolo della base quadrata. Ecco qua. Se vi ricordate, questa maglia dell'angolo l'abbiamo lasciata libera, così come tutti gli altri tre. E per lavorare i laterali a maglia alta siamo partiti appunto dalla maglia successiva rispetto all'angolo e ci siamo fermati una maglia prima rispetto all'angolo. Quindi andiamo a bloccare i due angoli. Così stringiamo bene. Adesso proseguiamo su tutta la base. Anche qui chiaramente andremo a bloccare angolo e angolo. Intanto fisso con una mollettina così non si muove nulla. Quindi prima maglia bassa della base, seconda maglia bassa, altra maglia bassa e proseguo. Anche se entriamo due volte nella stessa maglia non fa nulla, tanto non si vedrà, anche perché stiamo utilizzando gli stessi colori del cordino. Ecco perché ho preferito fare il perimetro maglia bassa con l'azzurro.
Quindi procediamo così per tutta la base. Quando arriviamo all'angolo, blocchiamo angolo e catenella dell'angolo e poi proseguiamo direttamente sull'ultimo lato. Quindi io proseguo, ci vediamo come al solito al termine del lavoro, quindi proprio a questo punto, così blocchiamo bene il filo e vediamo come procedere. Ok, ultime maglie, sto per terminare anche questo lato. Quindi prima maglia bassa col primo punto e vado a bloccare il tutto nella maglia dell'angolo di un pannello con l'altro. Se riesco ad entrare, ok. E voilà, questo sarà il risultato. Quindi abbiamo 3 pannelli rigidi, uno la base e l'altro laterale, e 2 pannelli morbidi. Quindi volendo possiamo utilizzare questa borsetta, allora o così, per esempio, che non è male. Somiglia molto alla Lorenza Bag che ho fatto tempo fa. Vi lascio il link del tutorial qui in alto. Oppure possiamo indossarla anche così. Direi che è molto graziosa. All'inizio ero un po' scettica, non ero convinta di utilizzare il cordino nella variante bianca in contrasto con l'azzurro, non so se l'avevate notato, però devo dire che mi piace molto, ho cambiato idea. Quindi secondo me ho fatto una scelta giusta, mi piace, devo dire che mi piace tanto. Quindi arrivati a questo punto la borsa è quasi terminata, chiaramente manca sia una chiusura, volendo è possibile anche applicare una chiusura a calamita o un'altra chiusura a calamita da questa parte, e i manici, una coppia di manici. Io vorrei realizzare chiusura e manico 2 in 1, come sicuramente avrete visto già in anteprima. Ok, adesso andremo a realizzare questi 2 accessori. La prima fascia ci servirà come manico per la nostra borsa. L'altra fascia ci occorrerà invece per andare a fissare l'accessorio in plexiglass proprio qui, andandolo a cucire sull'accessorio. Infatti, come notate, lasceremo del cordino in più per andare a cucire. Per realizzare questi 2 dettagli ho semplicemente avviato 6 catenelle che equivalgono a 3,5 cm, per poi ritornare indietro a maglia bassa lavorando una maglia bassa su ciascuna maglia sottostante per un totale di 5 maglie basse, come appunto vedete sullo schermo. Per realizzare la prima fascetta piccolina ho lavorato un tot di righe che equivalgono a 19 cm. Qui più che il numero di righe ci interessano i centimetri, quindi 19 cm. Per il manico invece ho avviato la stessa lavorazione, ma ho lavorato un tot di righe che equivalgono a 30 cm. Dopodiché ho congiunto le 2 estremità a maglia bassa, ma lo vedrete nel corso del tutorial, e poi ho proseguito la lavorazione per altri 19 cm. Proprio come la fascia per la chiusura. Tra l'altro è necessario lasciare i cordini in eccesso per andare poi a cucire il tutto al corpo borsa. Ok, per il manico ci possiamo anche fermare qua, mi fermerò a 30 cm. Per me va più che bene, faccio una piccola prova, inserisco appunto la mano, quindi per me va bene, mi fermo proprio qui a 30 cm. Adesso cosa faccio prima di andare avanti con la lavorazione e quindi allungare questa fascia? Piego in questo modo la fascia, così, in 2, e andiamo a congiungere le 2 estremità per poi andare avanti con la lavorazione della fascia, quindi per allungarla ancora. Quindi faccio una catenella, mi inserisco nella prima maglia bassa e nell'altra. Vado a congiungere così i 2 pezzi e faccio una maglia bassa. Quindi prendo le 2 maglie basse, prendo il filo, seconda maglia bassa, terza maglia bassa, quarta maglia bassa, quinta maglia bassa, ecco qua. Adesso possiamo andare avanti con la lavorazione, quindi arrivati a questo punto facciamo semplicemente una catenella e andiamo a lavorare sulle maglie basse che abbiamo disponibili, quindi una su ciascuna per un totale sempre di 5, e andiamo avanti così con la lavorazione per i centimetri che vi lascio qui sullo schermo.
Mi inserisco nella maglia bassissima della lavorazione, quindi nella costina, e poi nella prima maglia bassa. Cucirò in questo modo perché abbiamo foderato all'interno, quindi per evitare che si rovini la fodera, il feltro, cuciamo in questo modo, dall'esterno, così. Ok, perfetto, va bene così. Vado a bloccarmi questo cordino in eccesso all'interno. Quindi prendo una catenella e una maglia dal manico, qualsiasi, qui, anche qui non bisogna essere troppo precisi. Tra l'altro stiamo cucendo dall'interno, quindi non si vedrà affatto nulla. Prendiamo questa maglia, ok, e stringiamo. Terza maglia. Ok, controlliamo che tutto sia perfettamente centrato, penso di sì, perfetto, secondo me non è necessario nemmeno bloccare la parte centrale, possiamo lasciarla anche così direi. Come notate non si nota nulla, perfetto, andiamo a bloccare il cordino, volendo possiamo fare anche una seconda passata per rinforzare bene il tutto. Tanto non ci costa nulla, ritorniamo indietro rientrando sempre negli stessi punti, così. E voilà, questo qui sarà il risultato, quindi parte del manico completata. Dobbiamo ripetere praticamente la stessa operazione dall'altra parte, quindi andremo a fissare la chiusura proprio qui. E voilà, questo qui è il risultato della borsina una volta terminata. Anche se è di medie dimensioni, comunque rimane sempre pratica, comoda e capiente. La si può indossare semplicemente così chiusa, in questo modo. Così, e questo sarà il risultato, molto graziosa. Oppure con i laterali all'esterno, come la Lorenza Bag che realizzai qualche anno fa, in questo modo, quindi in questo modo è ancora più capiente, oppure con i laterali un po' rientrati, quindi così. Non è nemmeno male così. Qui ovviamente abbiamo la base che abbiamo realizzato nello scorso tutorial, abbiamo visto anche come realizzare dei fondi quadrati su rete, anche questo metodo abbastanza facile e veloce, come realizzare un manico chiusura 2 in 1.
Soddisfatta anche di questa creazione, io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate con un bel commento. Per qualsiasi informazione, dubbio, chiarimento, lo sapete, mi trovate sia su Facebook, su Instagram, anche qui sul canale con un commento. Vi invito a seguirmi anche sui miei social, perché lì pubblico sempre l'anteprima di ogni progetto, ma anche vari retroscena. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina personalizzando le notifiche su tutte, in questo modo non vi perderete le prossime novità. A questo punto, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che, come sempre, vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!